Allora, al telefono c'è la Chiara. Buongiorno, Chiara. Ciao, buongiorno. Come a stai? Tutti. Come stai? Chiara, 42 anni, 3 figli, esatto. Femmina 14, maschio 12, femmina 11. E bravo. Ci vuoi parlare del 12enne? Esatto, okay. Di Tommaso, sì. Vai. Posso? Vado. Allora, praticamente questo mio adorato figlio mi sta facendo un po' impazzire, perché lui fa, cioè lui ha i miei stessi difetti, quindi lui mi mette proprio allo specchio. Cioè io mi trovo davanti le cose che la gente mi ha sempre criticato, comunque tutto quello che mi ha reso difficile i rapporti con gli altri, in quel momento mi trovo a essere io gli altri. Tipo? Allora, l'esempio più semplice da descrivere potrei dirti, cioè io tante volte, soprattutto quando sono magari nervosa, in una situazione un po' di tensione, non riesco a far finire gli altri di parlare, rispondo magari a metà della frase, oppure puntualizzo quello che è stato detto, anche se magari la mia puntualizzazione non sposta nulla nel discorso, no? Però finché l'ho fatto io tutta la vita, cioè sì, me l'hanno criticato ovviamente, ma ampiamente, però non ti rendi conto della portata del fastidio che puoi dare a un'altra persona. Mentre quando mi succede di vedere mio figlio che fa la stessa cosa e a me mi salta proprio il tappo, io lì, cioè la crisi è enorme, perché in quel momento te vorresti quasi sgridarlo, però sei te la prima che lo fa, e quindi non solo te vorresti aiutare lui a migliorare per non avere tutti i problemi che ho avuto io con le persone nella vita, ma... Perché ne hai avuti? Sì, io sono una persona piuttosto, cioè non ho avuto tante, non ho facilità con i rapporti con gli altri, cioè sono piuttosto chiusa, sono timida, diciamo che nella vita ho sempre pensato di non piacere mai a nessuno, mi sento sempre abbastanza schifata dagli altri. No! Non sai, so che se è la verità, ecco, però non è quello lo so che neanch'io, sento però tu non puoi vederci, e mentre hai sentito che Ale non puzza, non puoi sapere che invece io stia sorridendo, perché mi fa una tenerezza immensa questa cosa che stai dicendo. Grazie. Perché non so se sai che quando si fa l'operazione che stavi descrivendo tu, cioè non far finire, puntualizzare, cercare di avere sempre l'ultima parola per essere sicuri di quello che si è detto, di solito è una matrice ansiosa ed è il tentativo di non essere fraintesi per paura che se non si è capiti non si è voluti bene. Quindi adesso che mi confermi che ti sembra di non funzionare poi così tanto nell'incontro con l'altro, mi intenerisce molto, perché dentro ci vedo veramente il tuo tentativo in realtà di poterci essere con l'altro. Forse lo vorresti, ma non sei sicura fino in fondo di essere capace. E quindi quello che mi chiedo è, ma scusami Tommaso, dunque tu dici mi mette allo specchio, ma è vero? Cioè ti fa vedere Chiara o ti fa sentire gli altri? Cioè ti mette nella posizione di essere te e renderti davvero conto di te, o al contrario ti mette nella posizione di essere l'altro, quell'altro che tu credi di non sapere incontrare? Madonna, che vetta questa qua. No, e io penso tutte e due le cose insieme. Eh sì, ecco perché è complessa. Soprattutto quando mi trovo lui davanti, perché essendo mio figlio io lo voglio felice, quindi so che queste cose qui gli impediranno una vita. E in effetti, cioè, ora lui è un bambino di 12 anni, non è che ti dico che non ha rapporti con gli altri, però a 12 anni c'ha solo un amico che ha dall'asilo, un amico anche un po' complicato, e poi lui tende a fare quello che faccio io, detto proprio male male, un po' lo zerbino. Cioè io tendo, allora, se non me ne frega niente delle persone, cioè nel senso non conosco, non mi interessa, non ho stima, non mi interessa piacere, sono anche brava a stare con gli altri. Cioè, perché sei più leggera, hai meno aspettative che ti carichi addosso. Sono pure simpatica, cioè faccio ridere, ecco, non sono per forza pesante come magari vi posso giustamente sembrare ora, sono una persona anche divertente, posso fare la stupida, però quando mi interessa piacere a qualcuno vado in una sorta di panico che a 42 anni non ho risolto, quindi non ho la soluzione affatto. Un po' in overperformance. Bravo, sì, l'ansia da prestazione. Sì, sì, sì. Ti voglio, però, sai che secondo me la soluzione è esattamente in questa cosa che dici, nel senso che, tanto per cominciare, ma poi chi se ne frega, non sono qui a darti una pacca sulla spalla e puoi prenderla per come vuoi, io non ti sento una persona pesante, cioè non mi sei arrivata in questo modo qua, quindi intanto c'è una tua
percezione di te stessa che io trovo un pochino fuori fuoco, cioè ti racconti in un modo che non necessariamente è lo stesso filtro che gli altri applicherebbero su di te. No, dai, prima un po', cosa un po' pesante, eh. Però tu sei un po' esigente, Ale, a te non piace quasi nessuno, quindi non so quanto tu sia indicativo. Chiara, scherzo. No, ma Ale è proprio la persona che la mi tua cartina al tornasole. Però ascoltami, è lì la tua soluzione, cioè in realtà mi sembra che non stiamo parlando affatto di Tommaso, sei te alle prese con le tue robe che, parole tue, a 42 anni ancora non hai risolto, e mi sembra che tuo figlio ti dia la grande opportunità di rimetterti lì seduta comoda a dire davvero chi sei per te, per gli altri, e come vorresti essere se senti di non essere ancora diventata te stessa. Visto che poi dici che lui è così emulativo nei tuoi riguardi, non cambiare lui, perché poi vallo a sapere chi sia lui, a 12 anni ancora non si sa. Piuttosto modificati te, ma non tanto perché lui cresca meglio, ma perché tu ci stia meglio. Io lavorerei in questa direzione qui. Mi piacerebbe, ma non so proprio come fare, perché è come se io... No, vieni in vacanza con me a 15 giorni, Chiara, facciamo una vacanza insieme. No, guarda, io ho avuto un amico... O vai in vacanza con Ale o vieni in studio da me. E come va? No, non ce l'ho più, perché mi ha ucciso. No, ma nel senso, ci volevamo bene, ma il suo modo, come il tuo, cioè di avere la battuta, l'amore di battuta, che sì, io lo capisco, perché ce l'ho anch'io, te l'ho detto, io so sì, essere simpatica. Solo con gli sconosciuti? No, anche, cioè, o ho una certezza del rapporto fra, cioè io con mio marito, che è il mio più grande migliore amico, e l'altro migliore amico. Chiara, però lo vedi che tutto ruota intorno al tuo non essere sicura di essere amata? Sì, questo sì. Guarda che quello tu devi consegnarlo a un lavoro, cioè ne va della tua vita, ne va veramente di viverla in pienezza con te e con gli altri, cioè non so se te lo meriti di essere così insicura di essere meritevole, capisci? Io ti consiglio sempre una vacanza con me, Chiara. Guarda, Walter era un po' come te, l'ho rotto e poi l'ho aggiustato. No, ma io l'ho rotto sono per Walter. Aggiustarlo, però è una terapia d'urto, qua, bam! Sì, lo so, ma infatti io quando te prendi in giro Walter, io sto male per lui, perché io al posto suo starei malissimo, capito? E lui non te lo dice, no, non te lo dirà mai. Sì, ma guarda che in realtà tu ci sottovaluti, Walter in realtà sta bene, è tutto un teatrino, perché è tutto un teatrino perché vi vogliamo far sentire tutto, ognuno rappresentato. Noi siamo come una boy band, hai presente? Nelle boy band ci sono tutti i cinque tipi di personalità, e noi siamo un po' così, è un teatro quello che facciamo noi, non è che è veramente così. Ti mandiamo un abbraccio, ascolta la dottoressa, ti vogliamo grazie bene. Ciao anche Chiara, voi, ciao, anch'io, ciao, 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 ciao. Perché l'alba trocarsi alla cena. Sì, lì sì. Abbiamo superato l'alba.